Prego. Dimmi grazie, adesso va. Quindi bisogna rifare completamente la legge elettorale. Sì, cioè perlomeno mi accontenterei che venisse annullato il premio di maggioranza al primo e al secondo turno. La cosa migliore sarebbe questa dell'autoremissione, cioè che l'approvazione della legge col voto di fiducia ha creato un vulnus costituzionale che deve essere rimosso anche per il futuro. Non vorrei che adesso, non trovando i partiti in accordo sulla nuova legge elettorale, a questo punto ne approvassero un'altra ancora a colpi di voti di fiducia. Di leggerla con attenzione, anche perché io sono abbastanza convinto che ci sia un dato che viene prima di ogni altra cosa: la prerogativa legislativa in questo paese appartiene al Parlamento. La Consulta farà i rilievi che ritiene opportuno fare. Non dimentichiamo che c'è una legge elettorale al Senato che prevede attualmente preferenza unica in circoscrizioni grandi come la Regione, quindi io credo che il giorno dopo avremo comunque bisogno di una legge che almeno armonizza i due sistemi per Camera e Senato. Ma sinceramente non capisco. Renzi per 1000 giorni aveva detto che si sarebbe votato nel 2018. Al 2018 manca un anno. Aspettiamo tranquillamente la sentenza della Corte che ci dirà gli elementi di incostituzionalità dell'Italicum, la legge cioè fortissimamente voluta da Renzi. But this case was about the legal process, not politics. Today's decision has created legal certainty based on our democratic process and provides the legal foundations for the government to trigger Article 50. I want to express my gratitude to the Supreme Court, my team at Mishcon de Rare, Lord Panic QC and my other counsel for being so, to conduct themselves with such integrity and thoughtfulness in the face of extraordinary and unwarranted criticism. In Britain, we are lucky, we are fortunate to have the ability to voice legitimate concerns and views as part of a shared society. I have therefore been shocked by the levels of personal abuse that I have received from many quarters over the last 7 months for simply bringing and asking a legitimate question.